Per 24 ore a partire da adesso la mia intera vita sarà decisa dagli youtuber. Sarò costretto ad affrontare delle sfide estreme. Per una di queste verrò anche quasi arrestato. Ah, finalmente Bes, potrò comandare la tua vita. Allora, finalmente. Dovrei fare una cosa molto molto cringe. Dovrei veramente fare una figura di... Dovrai vincere una partita o a un centro commerciale o a un supermercato, o qualsiasi cosa. È impazzito? Ci sia gente che ti guarderà e dirà: ma che cavolo sta facendo quello? Dai, ti sfido. No, questa cosa non si può fare. Ma dato che sono costretto a farla, purtroppo la farò. Siamo al supermercato, Ferro. Mannaggia a te, ci toccherà farlo. Ho il presentimento che ci arresteranno, Albi. Siamo pronti. Il battle pass è partito. Io direi di puntare a sto punto, andare nel deserto, così almeno non ci crepiamo immediatamente. Ci potrebbero cacciare da un momento all'altro. Vi prego, Dio, salvaci. Zio, tra 15 secondi chiude tutto il supermercato. Abbiamo pochissimo tempo per vincere la partita. O la vinco o ci crepo. Abbiamo preso la prima arma. Let's go. Sono troppo forte, signori. Siamo a pinnacoli. Se non c'è nessuno qua, mi sparo da solo, vi giuro. No, c'è uno. Tanto c'è gente che passa di fianco. Non cazzo. Attenzione, primo davanti a noi. Killato all'interno di un supermercato, signori. Non male, portiamoci a casa la prima Victory Royale. Ecco, niente, ma porca puttana. Ci hanno ammazzato immediatamente. Facciamo l'ultimissima partita, oppure che ci caccino via, perché è passata una guardia da queste parti. Oh, fra, c'è uno. Dobbiamo andare via? Ci hanno sgammato via. Ehi, Best, sono Max. Allora, ciao. Ti obbligo a vincere una partita indossando 100 magliette diverse. Sei un pazzo, lo so, sono un pazzo. Ma ti dirò di più, perché ad ogni kill dovrei aggiungerne una. Ok, fammi sapere come va. Grazie. Indossare 100 magliette è una cosa a dir poco pazza. La vera domanda è: morirò di soffocamento? Probabilmente sì. Non so se si nota, ma in questo momento sotto ho 50 maglie. Purtroppo le altre 50 le ho ottenute per dopo, perché conoscendo Poua potrebbe fare fuori tranquillamente mezza lobby e portarmi a mettermi tantissime altre maglie addosso. Non è vero, Poua? Guarda, Best, ti dico solo che ho appena fatto una kill. Adesso, ora, se vuoi, lo finisco anche. Quindi mettiti su un'altra maglia. Hai ragione, c'è un caldo della madonna qua, perché c'ho anche le luci tutte sparate in faccia, il che proprio non è il massimo. Prendo il cecchino, mi luto un attimo, e adesso è arrivato il momento di metterci un'altra maglia, tanto per creparci meglio. E via con la prossima, signori. Ma che bello! Io mi metto... Mi stavo mettendo seriamente la maglia con le cuffie. Eccomi, con la 51esima maglietta, signori. Non so se si vede dal video, ma sotto ne ho troppe, cioè sto crepando. Signor Pesta, ci sono altre persone davanti. Ti dico solo che adesso ne ho ucciso uno. Porca allora, se tu non ti dai una calmata, maledetto infame, ti arrivo a casa con la polizia. Smettila! Non esagerare, c'è questo qua che mi uccide. Vieni ad aiutarmi. Ti godo, ti prego, muori. L'hai finito quell'altro nemico? Sì, certo che l'ho finito, però questo qua la sera. Sai com'è? Molto bene, signori. Prossima maglietta. E si va a morire di sudore. Ma che bella cosa. Comunque sappiate una cosa: non fate mai gli youtuber. Scusami una cosa, ho appena fatto un'altra kill. Ho 3 kill. Ti devi mettere già un'altra maglietta. Quindi sono veloce. Veloce. Tu vuoi veramente finire male, Poua? Lo sai che ho conoscenze all'interno di certe organizzazioni che potrebbero arrivarti a casa. Non ce la faccio più. È la 54esima. Oh, ve lo dico, sta challenge mi ha già rotto i c***i. Attenzione, altri nemici davanti, signori. La prossima kill sarà mia. E se riesco a fare una kill, mi fai togliere 10 maglie, vero, Poua? Sì, sì, certo, guarda, nel mondo dei sogni. È morto uno. Fighti puro, in Omes. Porca trota. Attenzione, fight finale. Poua contro il nemico, lo fa fuori. E mi rianima anche, quindi l'hai clacciata, possiamo dirlo. Se mi fai mettere un'altra maglietta addosso, giuro che stavolta t'arrivo a casa davvero. Non ci stanno più. Sono un essere umano troppo gonfio in questo momento. Non mi posso neanche muovere. Best, da me c'è gente, mi deve... Best, mi deve aiutare. Buona, signori, è morto. Devo solamente morire io e metto fine a questa pena. Ti prego, ammazzami. È finita, ragazzi, è finita. La challenge conclusa. Adesso posso togliermi tutte queste stupide magliette, che sono troppe. Passiamo al prossimo youtuber e vediamo quale altra sfida estrema avrà da proporci. Allora, Best, preparati, perché questa sarà una sfida difficilissima. A ogni kill dovrai mangiare un peperoncino, uno dei peperoncini più piccanti del mondo. Mi rifiuto. Dimmi se sei preparato e fammi sapere. Buona fortuna. Mi rifiuto di fare questa cagata. Mi avete quasi fatto arrestare, ma avete fatto soffrire con 100 magliette. E adesso devo anche andare a mangiarmi i peperoncini più
più piccanti al mondo? Penso seriamente che questa sia la sfida più estrema che mi abbiano mai fatto fare. Qui c'ho 4 dei peperoncini più piccanti al mondo e per ogni volta che prendo danno, Poua, cos'è che dovrò fare, scusa? Dovrei mangiartene uno, ovvio che sì. E tu perché proprio dovevi scegliere questa challenge? Perché sei un idiota. Perché sono sadico, best, molto sadico. Ho notato, ti denuncerò presto, come ho già detto. Prima persona di sopra mi ha asfaltato, Poua, mi ha fatto il culo. L'ho distrutto io, però stai tranquillo, amico mio, l'ho ucciso. Bravo, Poua, complimenti, adesso ci penso io. Perché devo mangiare il terzo peperoncino più piccante al mondo. Ti giuro che questa me la pagherai di brutto qua. Zio, picca. Picca orribilmente. Torno dopo. Best, secondo me hai mangiato troppi pochi peperoncini, meglio fare un'altra partita. Tu sei un pazzo criminale e anche infame, ma te l'ho promesso, mi vendicherò e vedrai che presto raccoglierai tutto ciò che semini, maledetto. Comunque attenzione, nemico davanti, se ci prendo danno devo mangiare il secondo peperoncino più piccante al mondo. Non ho intenzione di farmi scappare l'opportunità di risparmiarmi un peperoncino, quindi prendiamo salute. Prendiamoci la cassa e Poua, ti prego, crepaci. Non prenderò danno. Attenzione, un nemico davanti. 17 asfaltato. No, ecco, ho già preso. Porca trota. Mangia. Questo dovrebbe essere ancora più scuro ed è il secondo peperoncino più piccante al mondo. È molto simile a quell'altro, ma dovrebbe piccare tipo 3 volte tanto. Ti prego. Ok. Inizialmente non picca. Best, ci sei? È la cosa più brutta che abbia mai mangiato in tutto. Non so perché, ma quell'altro mi sembrava ancora più piccante. Andiamo avanti con la partita. Io vi giuro che non voglio arrivare a mangiare quello più piccante del mondo, perché ci potrei seriamente crepare. Comunque, sarei contento di sapere che questo qua era meno piccante di quell'altro. Quindi, meglio in realtà. Ora, Best, ti dico solo che già dalla prossima kill prenderai tantissimo danno per mangiare l'ultimo. No, io piuttosto quitto dalla challenge, non me ne frega niente. Fare vittoria reale senza prendere danno è un'impresa. Altro nemico davanti, signori. 4 con il pompa da lontano. Sono un genio a questo gioco. E dentro al box, se prendo danno, davvero me ne vado via. Scappo in Burundi perché non ce la posso fare. Porca. Meno male, raga, stavo per prendere danno. E se l'avessi fatto, avrei dovuto mangiare il peperoncino più piccante al mondo. Nemico davanti, signori. È lì. Lo abbiamo avvistato. Ho un occhio di falco o sbaglio, ragazzi? Non mi ha preso danno. Non so come. Ho preso danno. Ho preso ufficialmente danno. Ragazzi, è stata una challenge molto divertente. Me ne quitto, adios. E il peperoncino più piccante al mondo magari lo mangiamo in un altro video, se questo arriva a 7000 likes, perché già con 2 sono crepato, vi giuro, non ce la faccio più. Lo faccio per la mia salute. Allora, Best, è il mio turno. Io ti obbligo, vediamo un po'. Mi servirebbe una nuova macchina, quindi potresti comprarmi una nuova macchina. Mi piacerebbe una macchina sportiva, ma elettrica però, elettrica, perché sai, no, adesso ormai devo andare verso l'elettrico, quindi boh, vedi te, magari, non so, una Tesla?